dicendo che sei bellissimo stamattina, guarda. Così, niente di particolare, giusto per stare un attimo con voi. Adesso ci stiamo portando qui da Camper Tecnica qui a Porto Florenza. Dobbiamo fare un piccolo lavoretto, niente di particolare. Niente, ho notato che quando apro dietro il garage, se il camper non sta proprio livellato perfettamente e piove, quando apro il garage l'acqua va a finire proprio dentro al garage, c'è proprio quel filetto d'acqua che finisce dentro al garage che mi bagna un po' lì all'interno, che ci stanno le sedie, niente di particolare, non è che sia una cosa molto fondamentale, però ho deciso di metterci una piccola grondaietta che avevo ordinato e ieri Cristian l'altro giorno mi ha telefonato, mi ha detto è arrivata, quindi puoi venire che la montiamo. Di questo fatto ci siamo accorti, ho salutato a Jonathan, il pesciarolo di Porto Potenza Picena. Allora, niente, di questo fatto ci siamo accorti all'Epifania, quando stavamo lì a Coso, lì a Fiuminata, che aveva piovuto e l'acqua è entrata dentro il garage perché non stava molto messo in piano il camper, quindi niente, avevo detto a Cristian, guarda, se ti ricordi comprami una canaletta, ordina una canaletta per poterla mettere qua, e in modo che almeno così evitiamo tutto questo problema. È arrivata la canaletta, a parte l'abbiamo ordinata giorni fa, era per l'Epifania, quindi ha detto che è arrivata e adesso andiamo là, vediamo un po' e facciamo questo piccolo lavoretto. Allora, siamo partiti adesso a Porto Potenza Picena, già il semaforo rosso, adesso percorreremo Porto Potenza, poi andremo a Civitanova, che sarà un casino della miseria come sempre, e quindi niente, con calma e sangue freddo. Adesso abbiamo sistemato tutto Gulliver. Gulliver è precisissimo, tutto bello, pulito, esatto. Ieri abbiamo passato pure il pavimento, eravamo stati, come avete visto già dal video precedente, montagne e laghi, siamo fatti 3 giorni fuori, siamo stati benissimo. Abbiamo provato anche il riscaldatore a gasolio, che io per il prezzo che Cristian me l'ha messo, cioè che lo mette, come l'ha messo a me, lo mette a tutti quanti, un'ottima spesa prima di tutto, perché non è una spesa eccessiva, tanto per incominciare, è una spesa che si può tranquillamente fare per chi è amante del camper, e poi il fatto che è una cosa molto più sicura, quindi non è un cinebasto, non è roba cinese, non è roba da 150 euro che vale così pochissimo, e quindi rischi anche che veramente il camper te lo giochi. È un riscaldatore a gasolio, che non si chiama cinebasto, si chiama riscaldatore a gasolio, però anche vai dentro l'aria sosta d'inverno o qualsiasi parte, avendo questo qui che è della Comunità Europea, quindi c'è, e quindi puoi entrare dappertutto, nessuno ti rompe le scatole, poi si monta facilmente. Quindi niente, chiedete consigli a Cristian, tanto il numero sta da tutte le parti, quindi Camper Tecnica Pollenza, non ci sono problemi. Noi l'abbiamo provato lì a Castelluccio de Norcia, che ci tenevo tanto ad andare a dormire in montagna. Siamo andati su, siamo partiti con il sole che era caldissimo, come avete visto nel video, faceva caldo anche di più. Poi ci siamo fermati a dormire a Castelluccio di Norcia, che è con le montagne annevate, e la notte lo faceva freddo. Dico, ma adesso tanto che ce l'ho, voglio provare questa mia novità che ci tenevo tanto ad avere, e l'abbiamo provato, e posso dire che in un giro di
mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora, che poi non abbiamo messo neanche al massimo, l'abbiamo messo a metà, e il giro di mezz'ora ho cominciato a sparare aria calda. Victor godeva perché stava proprio lì sulla bocchetta dell'aria calda, e in un giro di mezz'ora il camper è arrivato da 16 gradi che c'era, è arrivato già a 21, 21 gradi e mezzo, quasi 22. Poi dopo ci siamo alzati, sono rimasto un po' acceso, e poi dopo l'abbiamo spento perché siamo ripartiti e siamo andati al lago di Fiastra. Bene, proseguiamo la marcia, davanti a noi ecco un po' di macchine, un po' di traffico. Quindi proseguiamo la marcia e direzione, come abbiamo detto, camper tecnica. Ritroviamo Cassino un'altra volta sulla superstrada, ma qui non terminano più i lavori. Guarda che casino, traffico, tutto andare. Vabbè, intanto abbiamo telefonato lì a Cristian che stiamo arrivando. Io non pensavo che qui il traffico ancora non avevano finito sulla superstrada i lavori. Vabbè, ce la prenderemo un po' con comodo. Andiamo piano piano, via. Siamo ancora qui. I miei clienti li aspetto lungo la strada. Mi ha fatto la scorta, oh! La scorta! Ma chi è che vi fa la scorta? Uno che deve aggiustare il camper. Ve la vengono a fare la scorta? Buongiorno. Buongiorno. Oh, questo è parla. Allora, ecco la grondaia. È arrivata la grondaia. È arrivata la grondaia. La grondaia. Questa è la strupa cosetta. Oh, vediamo un po' la grondaia. Oh, vedi la grondaia che adesso la andiamo a mettere. Perché oltre che qua, Cristian, senti, vieni con me, vieni, vieni, vieni che tu sei un bravo ragazzo, vieni con me. Oltre che metterla qui, qui, no? Là è al libro, non mi interessa, la volevo mettere, se ci avanza, qui, qui, se ci avanza. Ma la metterai sulla porta, scusa? Anche sulla porta. Ce ne abbiamo solo 3 metri. Ah, ecco, allora sulla porta. Se, può, se ci va lì sotto la mettiamo anche sulla porta. Cosa ne pensi? Che è bellissima. Ora andiamo. La mettiamo sopra, sopra la luce. Dove vuoi? Perché questa qui in teoria, così, in teoria andrebbe messa così. Così. Un po' d'arco, capite? In modo che l'acqua scorre. Se passa qui sotto, dovrebbe anche qui sotto. Adesso vediamo. Ecco. Ok, allora ragazzi, adesso abbiamo fatto questa striscetta con la carta gommata per prendere un attimo la misura. Quindi già vi impariamo pure il mestiere.
perché la striscia è di 3 metri, quindi c'è da misurarla per bene, e poi con dei prodotti apposta e professionali andiamo a sgrassare tutta la parte, misuriamo e ingolliamo. Vediamo come va a finire questa storia. Tutti in camper, siamo stati con questo video 10 minuti, 15 minuti insieme, giusto per stare con voi, un video un po' così, niente di particolare, una grondaglietta, giusto per farci una chiacchierata, no? Siamo stati 10 minuti qui insieme sul nostro canale di Tutti in Camper. Come sempre vi ricordo che quando andate a comprare un camper portatevi sempre un tecnico, uno specializzato, un qualcuno che veramente ci capisce, altrimenti fate la fine che abbiamo fatto noi. E fortunatamente poi noi abbiamo trovato gente competente che ci ha aiutato, quindi abbiamo sistemato il nostro Gulliver. Quindi per chi sa dove l'ho comprato non gli devo dire niente, gente che sanno dove io già ho comprato il camper, quindi lo sanno già e sta a posto. Ma per chi non lo sa dove io ho comprato il camper, se mi incontrate, che incontrate Tutti in Camper, chiedetemelo, perché io ve lo dico dove l'ho comprato direttamente a voce. Oltre a questo, vi ricordo sempre di iscrivervi sul nostro canale YouTube Tutti in Camper. Se vi piace qualche video mettete mi piace, se no non fa niente, e ci risentiamo nelle prossime avventure, perché adesso, dato che abbiamo sistemato il nostro bestione qua, che quindi già abbiamo, eccomi qua,
che abbiamo tutto quanto, quindi non ci manca niente, abbiamo sistemato tutto quanto, adesso stiamo a posto, ci sentiamo in giro, nelle aree sosta o libere, quello che sia, ci prendiamo un caffè insieme. Dai, da tutti in camper è tutto, un grande abbraccio e buoni chilometri a tutti. Ciao amici miei, ciao 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 ciao.